Automobilista avventuroso, come riconoscerlo? L'andatura sicura, sprezzante del pericolo è il tratto che lo caratterizza di più. Il suo habitat naturale. Data la sua natura coraggiosa e avventurosa, per lui è impossibile resistere al richiamo delle strade sterrate fuori dalla città. Dove si può avvistare? Con l'auto in panne di notte in mezzo a sperdute colline di campagna, con la sola compagnia dei barbagianni mentre aspetta fiducioso un carro attrezzi. Di cosa ha bisogno? Di qualcuno che gli semplifichi la vita ovunque si trovi. Con Total Night and Day, finalmente anche l'automobilista avventuroso è una specie che può vivere tranquilla. Automobilista femmina, come riconoscerla? A dispetto della sua aria docile, è una vera e propria predatrice della strada. Si mostra spesso pronta agli espedienti più originali pur di conquistare un parcheggio comodo. Il suo habitat naturale. Il suo habitat è il centro degli incroci. Occupa e difende il suo territorio con tenacia e nonchalance. Dove può essere avvistata? Ai bordi della strada, bloccata da una gomma fuori uso, mentre aspetta speranzosa qualcuno che l'aiuti. Di cosa ha bisogno? Di qualcuno su cui possa sempre contare. Con Total Night and Day, finalmente, anche l'automobilista femmina è una specie che può vivere tranquilla. Cucciolo di automobilista, come riconoscerlo? I suoi tratti distintivi sono l'andatura incerta e un segno a forma di P sul lunotto posteriore. La relazione tra questo segno e la parola pericolo non è ancora stata provata scientificamente. Il suo habitat naturale. I parcheggi deserti e strade poco trafficate. In queste zone vergini e incontaminate, egli prende confidenza con il proprio veicolo senza paura di danneggiarlo. Dove si può avvistare? Il cucciolo di automobilista è un animale notturno. Esce in branco, alla continua ricerca di divertimento, ritrovandosi spesso senza una quantità adeguata di carburante e con pochi soldi nel portafogli. Di cosa ha bisogno? Di un pieno di sicurezza, simpatia e convenienza. Con Total Night and Day, finalmente, anche il cucciolo di automobilista è una specie che può vivere tranquilla. Automobilista distratto, come riconoscerlo? La carrozzeria della sua auto è spesso maculata da numerose ammaccature. Il suo habitat naturale. Spesso lo si trova fermo di fronte a un semaforo verde, assorto nei suoi pensieri e incurante di tutti gli automobilisti che sollecitano la sua partenza. Dove si può avvistare? Fermo con la sua vettura in mezzo alla strada perché ancora una volta si è dimenticato di fare benzina. Di cosa ha bisogno? Di qualcuno che si ricordi sempre di lui. Con Total Night and Day, finalmente, anche l'automobilista distratto è una specie che può vivere tranquilla. Automobilista migratore, come riconoscerlo? Le sue caratteristiche più evidenti sono l'enorme quantità di bagagli che appesantiscono il suo passo e il lamento della ventola del suo motore stremato. Il suo habitat naturale, il casello autostradale, dove si ricongiunge ai suoi simili in una adunata generale che lui definisce partenza intelligente. Dove si può avvistare?
quando non è bloccato al casello, spesso è bloccato da un guasto al motore e su sentieri dissestati e sperdute mulattiere, zone che nonostante tutto continua a definire scorciatoie segrete. Di cosa ha bisogno? Di qualcuno che gli semplifichi la vita ovunque si trovi. Con Total Night and Day, finalmente, anche l'automobilista migratore è una specie che può vivere tranquilla. Automobilista ottuagenario, come riconoscerlo? L'andatura lenta, placida, quasi pachidermica, rende immediatamente riconoscibili gli esemplari di questa specie. Habitat naturale. Il suo regno è lo spazio tra la corsia di destra e quella di sorpasso. L'ottuagenario riesce ad imporre all'intero ecosistema stradale i suoi ritmi e i suoi tempi. Dove lo si può avvistare? Nostalgico per natura, non si separa mai dal veicolo che aveva da giovane. Può pertanto essere avvistato mentre, dopo l'ennesimo guasto del suo vecchio macinino, aspetta i soccorsi ricordando giorni migliori. Di cosa ha bisogno? Delle attenzioni e della cordialità dei bei tempi di una volta. Con Total Night and Day, finalmente, anche l'automobilista ottuagenario è una specie che può vivere tranquilla. Automobilista impaziente, come riconoscerlo? Il suo tratto distintivo è l'andatura nervosa e irruente, data dalla sua perpetua mancanza di tempo. Habitat naturale. Il regno dell'automobilista impaziente è la corsia di sorpasso, territorio che contrassegna con l'impronta dei suoi pneumatici. Dove lo si può avvistare? Poiché il suo stile di guida stressa in modo notevole il suo motore, non è raro vederlo imprecare contro la terribile perdita di tempo accanto alla sua vettura in panne nei pressi delle corsie d'emergenza. Di cosa ha bisogno? Di qualcuno che lo protegga dalle perdite di tempo. Con Total Night and Day, finalmente anche l'automobilista impaziente, una specie che può vivere tranquilla.